Lorella Cuccarini portata immediatamente al pronto soccorso. È successo durante la diretta, l'amnesia è stata improvvisa. Durante la scorsa puntata di Amici 24, alcuni allievi non si sono dimostrati all'altezza delle aspettative. Il programma di Maria De Filippi, che in cui i giovani talenti si mettono in gioco, è ripartito ormai da giorni con il solito seguito che fa numeri da capogiro. Nella scorsa puntata andata in onda, abbiamo visto come protagoniste Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, molto arrabbiate nei confronti dei loro allievi. Per quanto riguarda il cantante Luke 3, la sua esibizione non è stata affatto delle migliori, e per questo la Cuccarini ha deciso di parlargli a quattro occhi. Ti ho visto spento e questo mi preoccupa. Devi tirare fuori le emozioni. Anche Alessandra Celentano si aspettava di più da Daniele. Ho comprato oro e mi ritrovo argento, non va bene, ha tuonato in sala. Così come per la Cuccarini Luke 3 non è stato un buon performer, a rincarare la dose anche Gigi D'Alessio. A maggior ragione, dopo le critiche, l'insegnante si è particolarmente adirata spiegando al suo allievo che è ancora troppo acerbo e che avrebbe bisogno di una spinta per riuscire a tirare fuori quello che ha dentro. Si è infatti preoccupata del fatto che gli fosse potuto succedere qualcosa nei giorni precedenti di emotivamente toccante, tanto da influire sull'esibizione. Lorella Cuccarini preoccupata durante Amici 24. Deve esserci qualcosa, continua l'insegnante. Abituati a tirare fuori le emozioni, perché se non ti apri è difficile poi stare sul pezzo, ha poi concluso. Anche la stessa Lorella sa quanto sia difficile rimanere concentrati quando si è in uno studio televisivo, magari anche in diretta, con le pressioni delle telecamere dello studio addosso. Proprio in un episodio che risale a qualche anno fa, raccontato poi da lei stessa in un'intervista su Rai 1, la Cuccarini ha avuto un mancamento, un evento traumatico che può capitare per stress. L'episodio traumatico della Cuccarini, dritta in ospedale, durante l'intervista, la ballerina racconta: «Stavo facendo una presa aerea, riferendosi ad una tecnica di danza, un ballerino mi doveva lasciare e l'altro doveva prendermi. Solo che colui che doveva prendermi mi ha lasciato e io ho fatto un tonfo. Per l'agitazione, cadendo a testa in giù, ha battuto forte la testa. Non è stata colpa di nessuno, in TV può succedere a maggior ragione che si è sempre tesi. Ma questa caduta le ha provocato una brutta amnesia, che l'ha costretta a essere ricoverata d'urgenza in ospedale per accertarsi che non fosse nulla di grave. Per fortuna Lorella ad oggi sta bene, ma anche per questi spiacevoli eventi può dare i giusti consigli ai suoi allievi. In TV l'esperienza fa tanto.